quella che si sta compiendo e poi soprattutto se il vostro essere attenti al territorio e quindi affiancare questa istituzione nel cuore della strada con la vostra musica che è l'elemento più prezioso, è come se aprendo il vostro cofanetto in Casa Italia, al territorio, il vostro gioiello più prezioso. Ha ragione, secondo me non c'è cosa più bella della scuola che la scuola quando si apre il territorio. È più entusiasmante dei ragazzi quando fanno qualcosa per cambiare la società, perché in definitiva con questo gesto loro rappresentano la loro volontà di migliorare il mondo e di andare incontro ai più fragili. Questo è il messaggio che ci piacerebbe tanto che passasse. Non c'è solo l'arte della musica, l'arte di fare scuola, c'è anche l'arte di prendersi cura degli altri, e quella è l'arte più preziosa. L'empatia è molto particolare. Intanto, Presidente, noi non ce la facciamo a starvi dietro, perché voi ci avete appuntamenti su seguenti settimana per settimana. La settimana prossima avremo il premio Caruso e poi subito dopo un incontro con l'orchestra Sorrente, che ci fa profumare tantissimo. Finalmente Sorrento ha un'orchestra. Dovete allenarvi perché noi abbiamo ritmi serrati, perché i ragazzi oggi vogliono lavorare, hanno bisogno di depositare un po' i loro telefonini, non avere più troppo screen time, ma avere invece il tempo per la musica, il tempo per gli altri, per stare insieme. Questo vogliamo realizzare nella nostra scuola. I nostri complimenti e le nostre congratulazioni. Grazie a voi.